Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Oggi voglio presentare un progetto a cui mi sono associato adesso, però già da tempo ci pensavo, è l'ANET A8. Il problema è che cercavo chi me la passava gratis, per questo soldi non ce ne sono. Quindi io in questo video vi mostrerò come acquistarla a un prezzo davvero basso. Basta solo che andate su questo link che trovate in descrizione e lo pagherete davvero a un costo basso, quindi avete un vantaggio voi e anch'io ci guadagno qualcosa. Per chi invece vuole smanettare in modo più approfondito, giusto imparare come funziona una stampante, può andare anche sul canale ATLab, dove loro hanno realizzato una stampante 3D utilizzando pezzi di recupero da vecchie stampanti e qualcosa comprato qua e là su web. Quindi vi lascio al video, ma prima di lasciarvi al video vi raccomando, iscrivetevi al canale, spolliciate a fine video, condividete questo video con gli amici e incoraggiate anche i vostri amici a iscrivervi al mio canale. Buona visione. Ok, passiamo adesso a come acquistare l'ANET. Quindi, dopo aver cliccato sul link che vi ho dato, nel carrello dovreste mettere questi oggetti. Questo qui è quello, l'ANET 8 smontata, che troverete linkato. A questo dovete aggiungere questo componente, è un'opzione, è una comodità, poi vi faccio vedere quando arriverà dove si monta. Se lo volete aggiungere al carrello, così potete farne anche a meno. Visto che vi trovate su questo portale, è possibile acquistare il PLA a un prezzo anche basso. Se superate i 51 euro di acquisto, vi permettono di prendere un componente che è della stampante o comunque fa parte di questo articolo a un prezzo più basso. In questo caso ho preso questo qui, l'ho inserito nel carrello come pezzo di ricambio. Se avete un codice promozionale, e non ve lo consiglio inserirlo perché già il link che vi do già ha la promozione, infatti questo link va sempre ogni 6 giorni ad azzerarsi e vi promuove l'ANET a questo prezzo qui, quindi non vi conviene mettere un codice promozionale perché andrete a rischiare che va a aumentare il volume del costo finale. Quindi procediamo. Ok, qui inseriamo i nostri dati. Confermiamo, a posto. Allora qui viene bello, dovete selezionare Italia Express. Qui vedete, ad esempio, se io clicco qua vedete 0, ma qui non ci sono le spese, cioè diciamo che le spese doganali su questo punto qua vi vengono addebitate a voi, quindi non vi conviene. Cliccate qui su Italia Express, dove le spese doganali vi sono state già pagate dal portale. A questo punto potete scegliere la modalità più comoda a voi per pagare. A questo punto, dove avete effettuato il vostro metodo di pagamento, avrete, cioè, vi porterò in questa pagina. Non vi resta altro che aspettare la conferma via mail e circa 20 giorni per avere il vostro pacco, che peserà circa 8 kg più o meno, da quello che ho saputo io. Noi ci riaggiorniamo su questo argomento praticamente quando arriverà il pacco. Vi auguro buona giornata e a presto. Se avete dubbi o curiosità, mettete in commenti. Grazie.